Allora, ecco con il mondo tutorial, io mi sono connesso come l'insegnante Marco V e vediamo a cosa serve questo mondo in particolare. Questo è il mondo che giunge una volta che si avvia il server Minecraft Edu, la versione educativa di Minecraft. E questo è il mondo appunto che permette ai ragazzi che non hanno alcuna esperienza di utilizzo con Minecraft di insomma approcciare in maniera opportuna questo strumento. Allora, la prima cosa da fare è guardarsi intorno con il mouse. Il mouse muove la testa del personaggio. E davanti a noi vediamo delle lettere rappresentate sul muro di fronte, la W ci indica la possibilità di andare avanti, la S ci dà la possibilità di andare indietro, la D ci dà la possibilità di muoversi a destra e la A a sinistra. Ciò che stiamo guardando è dato da quella croce al centro dello schermo. Allora, qui vediamo la studentessa Benedetta che è connessa, quindi io adesso mi disconnetto dalla finestra dell'insegnante e mi connetto con quella della studentessa Benedetta e inizio a giocare con la sua utenza. Allora, quando ci si connette a questo mondo tutorial si viene proiettati su questo blocco di inizio, i ragazzi vengono invitati a leggere tutti i segnali e tutti i cartelli delle informazioni. Andiamo avanti e cominciamo a leggere. Segui la linea blu. Tasto destro per leggere. Benvenuto in Minecraft, questo tutorial ti introdurrà nel divertente e creativo mondo di Minecraft. Capacità esplorative e di collaborazione saranno necessarie mentre viaggerai attraverso questo mondo. Il tuo primo compito è quello di seguire la linea blu per vedere dove conduce. Allora, questo mondo è fatto di quattro zone. Questo video tutorial diciamo, descriverà soltanto la zona numero 1 e così a seguire con i successivi video tutorial. Vediamo i compiti che sono assegnati allo studente. Questa fa parte della prima zona, bisogna saper padroneggiare i comandi base e le indicazioni ci dicono che è necessario imparare a conoscere i movimenti base di Minecraft, sei in grado di completare la corsa d'ostacoli. Vediamo se Benedetta riesce a completare la scorsa ad ostacoli. Allora, Minecraft è esplorazione. Ci è stato detto di seguire la linea blu e quindi la seguiamo. Minecraft è rimanere sorpresi. Qua ci sono delle scale. Se io premo il tasto V le riesco a salire. Queste qua invece sono sicuramente più alte. E infatti anche premendo il tasto V io non riesco a salire. In alto leggo space, qua a sinistra abbiamo tradotto il cartello originariamente in inglese con premi spazio per saltare. Premendo il pulsante spazio, il nostro personaggio salta lungo la sua verticale. Premendo il pulsante spazio e quello W, il nostro personaggio compie un balzo in avanti. Vediamo cosa dice questo cartello. Non puoi saltare oltre i recinti, in effetti non ci riusciamo. Leggiamo quest'altro cartello e seguiamo la linea blu. Buttati giù, non ti farai male probabilmente. Vediamo se è vero. E in effetti non ci siamo fatti male perché il mondo è stato avviato in modalità creativa. Per di qua seguiamo la linea blu. Ancora una svolta a destra, poi una svolta a sinistra, ancora una svolta a sinistra. Ok, uscita, dobbiamo salire questi gradini. Stiamo salendo. Cosa dice Minecraft? È non sapere cosa vedrai dopo, in effetti è così.
Ok, verso la valle dell'allenamento, quindi questa ancora fa parte della zona numero 1. Abbiamo un po' preso confidenza con lo strumento. Tendenzialmente invitiamo i ragazzi che sono più pratici a dare supporto ai propri compagni. Minecraft è pieno di profonde caverne, in modo tale, insomma, da supportarsi in gruppo. Benvenuti nella valle dell'allenamento. Allora, seguiamo questa zona grigia, questo camminamento. I ragazzi qui, ovviamente, io mi sto dirigendo a colpo sicuro, ma i ragazzi qui tendenzialmente esplorano in maniera casuale l'ambiente, e fino a che non incontrano questo muretto e che ci dice, ricorda, spazio per saltare, cosa che stiamo facendo. Entrata. Andiamo di qui a destra, corsa ad ostacoli. Allora, qui i ragazzi cominciano anche a prendere confidenza con diciamo, le caratteristiche fisiche del personaggio, cioè il saper saltare, il saper nuotare, il saper arrampicarsi. Allora, sali su questi scalini. Sto premendo il tasto V e premo lo spazio. Tasto V, spazio, spazio. Ottimo, ora salta giù. Andiamo qua a sinistra, di qua, strada sbagliata, seguiamo questa strada allora, che ci dice premi avanti per salire. Quindi una scala a pioli la si sale semplicemente premendo il tasto W. Salta questo piccolo spazio. Allora, tasto V, spazio, abbiamo saltato questo piccolo spazio. Ora salta attraverso questo spazio più largo e più difficile. Allora, se io dovessi cadere dentro, ovviamente, c'è la possibilità di riprovare come, seguendo le indicazioni e risalendo la scala a pioli. Allora, siamo nell'ostacolo numero 3, cerchiamo di prendere una bella rincorsa, salto e sono riuscito ad oltrepassare l'ostacolo. Sono nella zona numero 4, ci sono una serie di gradini e una piscina. Tieni premuto spazio per nuotare in superficie. Allora, c'è una piscina, io entro dentro e sto, diciamo, affondando. Se tengo premuto il tasto spazio, salgo in superficie. Se tengo costantemente premuto, riesco anche a nuotare in superficie. Premo il tasto W e avanzo lentamente. Ottimo. Ora nuota in quest'acqua corrente. Adesso vedete che c'è un leggero movimento, è necessario nuotare forte per sconfiggere la corrente. Io sto premendo il pulsante W, scusate, e una volta che smetto di premere il pulsante W, la corrente mi manda all'indietro. Quindi devo tenere il pulsante premuto W, magari anche provare a saltare, e adesso non sto premendo il pulsante, ma la corrente mi sta spingendo verso questa zona. Allora, siamo quasi arrivati a completamento della zona numero 1. Questa porta ci dice che indica, diciamo, l'inizio della zona numero 2. Allora io premo il tasto M, comunico di aver completato la mia zona numero 1. Verifico tramite il menu dell'insegnante che una studentessa ha completato questo compito, Benedetta. E niente, quindi arrestiamo questo tutorial. Intanto mi teletrasporto nella stessa posizione della studentessa Benedetta e arresto questo video tutorial per poi proseguire con quello della zona numero 2.